Eccoci tornati, cari telespettatori, ancora un buon pomeriggio. E Francesca, allora, io dico buon pomeriggio, Francesca dice con... No, mi rido per altri motivi. No, quello perché è un'altra cosa. Rido per altri motivi, rido per altri motivi. Buon pomeriggio ad Alessio Di Gennaro. Buon pomeriggio Alessio. A voi, ragazzi. Sai che c'è questa cosa, no, che oddio, devo fare. Oddio, no, pure con Alessio, no, basta. Soprattutto con Alessio. Basta. Un moscerino, allora, scusami. L'uomo più invidiato d'Italia io in questo momento. Io vi chiedo, scriveteci al... 3 4 2 5 6 6 2 7 5 7 1 7. Sta diventando una barzelletta ormai, no? Vabbè, il numero è quello. Io non riesce a memorizzare un numero. Sai perché? Mangia poco omega 3. Ah, oppure noci, fosforo, perché sono fosforo. Benzina per il cervello. Wow. Io invece la frutta secca. Vabbè, comunque ormai... stavo dicendo, un attimo. Stavo dicendo, scriveteci a quel numero là per farci sapere, facciamo una petizione affinché Francesco smetta di fare questa pantomima. Allora, che te no, qua. Stavamo parlando con Alessio Di Gennaro mentre tu raccontavi questa cosa, che ho una maglietta uguale io, solo che io ho un problema, Non avendo i pettorali, ho si vede un po' vabbè, ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando telespettatori e telespettatrici diciamo sì, perché voi potreste dire ma cosa fa la direzione di rete di Cusano Italia TV? Cambia il conduttore così, una volta c'è uno cicciottello con i capelli lunghi, l'altra volta uno magro con i capelli corti, sono sempre io, signori miei, vieni qua. Il capello, vero che il capello... Il colore della giacca, secondo me... Non ci abbiamo capito niente, sono due ore che dico che questa giacca è tremenda. Comunque non è qui per fare salotto, lui è qui per darci dei consigli di nutrizione. Ma Francesco è anche un po' un salotto. Quando vorrà, certo, quando vorrà ci racconterà anche una news, che io so quando vorrà ce la racconterà. Fatti gli affari tuoi, Francesco, fatti... Salotto televisivo per Antonio. è tremendo. E poi mi indica, che cosa indica? Io non c'ho niente. Possiamo dire... Allora, che cosa possiamo dire? No, abbiamo iniziato... Quello delle risate, no? C'è un detto in latino, risus abundam in oret stoltorum, che vuol dire riso abbonda nella bocca degli stolti, ma non sei tu lo stolto, Francesco. Ma ci mancherebbe altro. Ah, no? Allora, io uscirei dallo studio se non fosse che Alessio Di Gennaro... Cosa? Un applauso. Pensavo che era una risata. No, era un applauso. Vabbè. Allora, caro Alessio Di Gennaro, abbiamo selezionato un po' di video da farti vedere e da farti commentare, così. Così, a caldo, a freddo. Sì, tra pochi istanti, anche perché dobbiamo scoprire, Samuel Maiola Tesi, che ore sono. Altrimenti 16.33 16.33 è benissimo. Altrimenti sai che si è rotto l'orologio che abbiamo in studio. Abbiamo un orologio enorme in studio che purtroppo si è rotto. E quindi per qualche minuto fa si è rotto. Quindi adesso ce lo stanno già portando. Noi siamo avanti, non è al passo con il nostro tempo. Magari si chiedono no, sai che c'è adesso, noi di corsa gli andiamo a portare un orologio. Non vi preoccupate, tra pochi istanti sarà già qui. Allora, Samuel Maiola Tesi, non andrò in ordine, ma ti dirò il numero del video, perché a me piace cambiare, sono un po' come le scale di Harry Potter. Allora, decidiamone uno. Allora, io direi di partire qui, voglio la polemica subito. Sì. Ah, ma questo non fa polemica, no? Puoi vedere che fa polemica? Puoi vedere che fa polemica. Ah, Francesco, tu pensi che questo è uno schieramento politico, questa è una scelta politica. Bellissimo. Sono cose superate, sono polemiche vecchie di 10-20 anni fa. Video numero 7, scopriamo di cosa si tratta. Samuel. Uno stile di vita che può essere praticato non solo facilmente, ma soprattutto senza la necessità di causare sofferenze di animali per il cibo e i vestiti. E questo per la Vegan Society, che ne è l'ideatrice, uno dei precetti fondamentali del veganesimo. La celebrazione della giornata del veganesimo ha come obiettivo lo scambio di idee con persone che la pensano allo stesso modo, l'intento di onorare il veganesimo, ma punta anche al dialogo attivo con onnivori o vegetariani sulle loro abitudini di consumo e sui vantaggi di un'alimentazione puramente vegetale. L'appuntamento dedicato al veganesimo ha avuto origine in Inghilterra nel 1994, quando l'attivista vegana per i diritti degli animali, Louise Wallis, cercava una situazione adatta per celebrare il 50° anniversario della Vegan Society. Wallis ha fissato il 1° novembre come data, poiché cade esattamente tra il 31 ottobre, che è Halloween, e il giorno messicano, El Día de los Muertos, che cade il 2 novembre. Dal 1° novembre 1994, la giornata mondiale del veganesimo ha così offerto ai vegani di tutto il mondo un'occasione di benvenuto per celebrare e promuovere ulteriormente questo stile di vita con tutti i suoi aspetti positivi. Secondo i più recenti dati Eurispes, il 5,4% degli italiani, circa 1 su 20, dichiara di aver intrapreso la scelta vegetariana. Questo dato mostra un lieve calo rispetto allo scorso anno. A questi si aggiungono 9,7% di persone che, pur non essendolo più, vantano un passato da vegetariane. In Italia vegetariani e vegani sono infatti il 9% circa dei consumatori. Su Uber Eats nel 2021 gli ordinativi vegani sono cresciuti del 165% rispetto all'anno precedente, ed è l'hamburger veg il piatto più consegnato. Gli studi scientifici confermano tuttavia sempre più che un'alimentazione povera di carne potrebbe avere un effetto protettivo per la salute, ad esempio proteggere dal cancro.
Allora, la dieta vegana, essere vegani. Alla salute, ormai essere è una vegani. Cosa sdoganata, però. Essere vegani alla salute fa bene o fa male? Io questo voglio capire. Non fa nulla, essenzialmente. Non fa nemmeno dimagrire. No, perché poi ci sono un sacco di molte persone vegane che possono essere in sovrappeso o obese. Un tempo era una moda, adesso ci parole forti, parole molto forti. Alessio Di Gennaro, no, fermati, scusami. In questo studio viene da noi alle 16:36 dice: "Una volta essere vegani era una moda". Parole molto forti. Certo. Magari ogni tanto lo è anche oggi, ma adesso. Certo. Lo sai cos'è? Adesso non vorrei fare un intervento un pochino più forte, ma devo essere diplomatico perché non c'è nessun vantaggio e nessuno svantaggio ad oggi. Lo si fa perché solamente per gli animali, ragazzi miei. Esatto, c'è una motivazione per etica. Un'etica. Si fa, lo si fa per un'etica, va bene. Poi una persona si può sentire meglio se mangia più cibi vegetali rispetto a quegli animali, però in realtà se una persona è un onnivoro ha la stessa aspettativa di vita di un vegano, voglio dire, quindi è questo, cioè, né bene né male, ragazzi. Va bene, a me queste risposte diplomatiche non piacciono. Ma no, Francesco, allora tu sei troppo. Ma perché c'è poco diplomatico? E vabbè, Francesco, sei tu, mi mezzo in paragone. Con chi parlo? Col tappeto? No, parlo con Di Gennaro, ma c'è sì, ma noi siamo ragazzi d'accordo, capito? Io invece parlo con te. Ma perché sei sempre in accordo con gli altri, sempre in disaccordo con me. Questa è una casualità. Si vede che loro hanno delle idee giuste. Va bene, allora è nato un piatto particolare, Alessio Di Gennaro. Ok. Il Nutripiatto. Nutripiatto? Proviamolo. Il Nutripiatto. Certo. Si mangia anche il piatto? Chissà che caratteristiche no, nutrienti ha. È il video numero 3. Nutripiatto. Interessante. Credo che sia soprattutto per i bambini, però. Guarda. Un piatto intelligente e divertente per creare porzioni a misura di bambino. Si chiama Nutripiatto ed è il progetto lanciato da Nestlé per aiutare i genitori, ma anche i bambini, a districarsi nel mondo delle porzioni al momento dei pasti. Il progetto Nutripiatto è uno strumento di educazione alimentare che ha l'obiettivo di rafforzare un'alimentazione varia ed equilibrata per i bambini dai 4 ai 12 anni. È composto da un kit costituito da un piatto intelligente e una guida didattica. Un piatto intelligente perché in modo semplice e intuitivo fa capire quali sono le porzioni dei vari alimenti che rientrano all'interno di un pasto equilibrato. Le famiglie potranno direttamente dal nostro sito internet www.nutripiatto.nestle.it andare a richiedere il kit Nutripiatto. Abbiamo l'obiettivo di distribuire 500.000 kit Nutripiatto e raggiungere quasi il 15% delle famiglie italiane con figli dai 4 ai 12 anni entro il 2020. Non è sempre facile infatti rispondere alla domanda quanto deve mangiare un bambino. Secondo un sondaggio promosso da Nestlé su un campione di 300 adulti, il 31% è convinto che un bambino debba mangiare come una persona adulta per crescere bene. I genitori oggi non hanno tanto tempo e certe volte non hanno neanche una formazione adeguata per tradizione su quello che è una corretta alimentazione. Questo lo vediamo dalla crescita dei livelli di sovrappeso e di obesità che c'è nei nostri bambini. Fornire uno strumento che attraverso delle immagini molto semplici ma molto chiare veicoli nei concetti come biodiversità alimentare, come gruppi alimentari che devono essere presenti tutti nell'alimentazione di un bambino, come di un adulto, nelle giuste porzioni che cambiano durante la crescita del bambino, ritengo che siano aspetti semplici ma estremamente importanti, che possono fare la differenza di una corretta alimentazione. Un'altra cosa che secondo me è da valorizzare in Nutripiatto è la spinta che si dà ai genitori di lavorare insieme ai figli. Per un bambino andare a fare la spesa con i genitori, cucinare con i genitori, diventa una forma di educazione alimentare estremamente efficace. Io lo trovo molto utile, anche perché poi in realtà per il papà, che in quanto uomo non riesce tanto a dedurre, perché o pensa o deduce, e quindi diciamo che lo sgrava del fatto di pensare, lui vede, dà un nome alle cose, dice questo ci va, questo non ci va, e quindi diciamo che è un aiuto per noi miseri uomini. Il progetto Nutripiatto è promosso nell'ambito di Nestlé for Healthier Kids, che si pone l'ambizioso obiettivo di aiutare 50 milioni di bambini a vivere in modo più sano entro il 2030. Ecco, allora, a vivere in modo più sano entro il 2030, Alessio Di Gennaro. Con il Nutripiatto, no? La suddivisione. E quello che abbiamo parlato della scorsa settimana, ti ricordi che ho detto quel piccolo dato che entro il 2030 metà della popolazione mondiale sarà in sovrappeso? Questo è un obiettivo molto nobile, direi, ed è molto interessante perché
educa i bambini a mangiare, insomma, in maniera equilibrata e con tutti i nutrienti nello stesso pasto. Non male come idea. Si parla male. Di educazione alimentare, fondamentalmente, certo. No? Che è quello che avevamo anche un altro video del ministro Schillaci, che dice l'educazione alimentare deve essere un punto fondamentale nelle scuole, non solo nelle mense delle scuole, ma anche ovviamente come didattica. Bisogna spiegare ai bambini. Anche perché viene un po' tralasciato spesso e volentieri, Francesco. Lasciato, e non viene proprio fatto. Esatto, non viene proprio fatto. E nel momento in cui. Diciamolo. Ci faremo dei nemici, ma a noi questo poco importa, giusto, professor Alessio Di Gennaro? No. Noi diciamo la verità. Non ci interessa. Alessio Di Gennaro, adesso prima di salutarti, voglio farti una domanda. Dimmi tutto. Ci vediamo la prossima settimana. La domanda è molto semplice. Perché? Sto scherzando, è una stupidaggine, non la voglio fare la domanda. Sto scherzando. Vi rendete conto che tra una matriciana che è ottima e meravigliosa e un'insalata cambia solamente quei 5-10 secondi, facciamo un minuto, dai, 30 secondi massimo, un minuto è troppo. Che la saporiamo, perché poi dentro lo stomaco, fondamentalmente. Sempre la stessa cosa. Quindi, roba, questa è una questione di educazione alimentare e di testa, signori miei. Ma perché anche l'insalata è buona, dai, vogliamo dirlo. Sì, a me piace da morire, soprattutto mettendo magari vari condimenti, un po' di carote, ti spengono le luci, no? Un po' di pollo. Ancora no. Capito? Alessio Di Gennaro, l'unica persona che nel fast food più famoso al mondo va a prendere un'insalata. Grazie per essere stato insieme grazie a noi. Mille, grazie Alessio. A voi. Ma l'esempio deve arrivare dall'alto, no? Certo, figurati.